una bella giornata di sole per continuare a fare lo screening sulla popolazione. Uno screening massivo si sta facendo in tanti luoghi dell'Abruzzo e in altri ancora si farà per cercare soprattutto di individuare gli asintomatici al Covid, quelle persone che non avendo segnali di presenza del virus né febbre né altri sintomi magari non pensano di essere positive e che invece comunque potrebbero infettare altre persone. Questo è lo spirito dello screening di massa, uno screening di massa che oggi, come in altri giorni, viene proposto anche qui a Città Sant'Angelo. Siamo nella zona del cimitero di Città Sant'Angelo, con noi c'è il sindaco Matteo Perazzetti. Ieri si è cominciato, la fine della giornata di ieri si è chiusa con circa 430 tamponi e non erano stati trovati positivi. Vediamo come sta andando oggi, almeno a chiusura di questa mattinata, ma si proseguirà negli altri giorni. L'afflusso di gente è stato importante questa mattinata qui, sicuramente proseguirà in questa giornata di festa nel pomeriggio. Ci aspettiamo comunque un numero cospicuo di persone che si sottoporranno a questo test e spero che, ed invito nuovamente la gente a sottoporsi, perché riusciamo a scoprire così quelli che sono gli asintomatici. Alla chiusura di questa mattinata siamo arrivati a esaminare 800 tamponi, abbiamo trovato due positivi, una famiglia che siamo riusciti a mettere subito in isolamento, adesso la ASL farà il suo percorso. Ecco perché l'importanza di questo screening e rinnovo il mio invito. Tra l'altro qui si era aperto con gli studenti, con il personale delle scuole, con i docenti eccetera, però oggi, visto che siete così bravi, mi pare di capire che non avete grandi file, avete deciso di estendere alla popolazione, chiunque si presenti qui insomma può fare il test. Bravi sono gli operatori sanitari che si sono messi a disposizione del nostro comune. Ho lanciato un appello nei giorni precedenti a tutti gli operatori del territorio per dedicare una giornata della loro professione a effettuare questo screening. Hanno risposto in tanti, mi hanno stupito oltremodo. È proprio per questo motivo che siamo riusciti ad attivare tre vie, è proprio per questo motivo costantemente riusciamo a garantire ogni giorno, mattina e pomeriggio, la possibilità di sottoporsi a questa indagine. Ed ecco perché abbiamo deciso di anticipare. Abbiamo personale, ringraziando il Dio, e quindi riusciamo a far esaminare più persone possibili. È qui che il presidente Marsilio ha aperto il suo tour nei centri della provincia di Pescara, dove è iniziato lo screening di massa, proprio qui a Città Sant'Angelo, poi ha proseguito, era il 4 gennaio, verso altri lidi. Voi pensate di chiudere quando? Noi pensiamo di proseguire per altri 10 giorni, i primi 3 giorni li abbiamo voluti dedicare alla scuola e dopo vorremmo proseguire proprio per dare la possibilità a tutte quante le persone, chi lavora e chi invece ha altri impegni, di potersi sottoporre a questa indagine. Ecco perché 10 giorni sicuramente andrà avanti.